spazio pubblico, l'altro sono le donne e l'altro è il governo del territorio. Perché diciamo questo? Beh, perché spazio pubblico e governo del territorio sono due momenti in cui di grande interesse collettivo, due momenti in cui la collettività, cioè il modo di usare le città, il cittadino e non solo quindi l'amministratore o il tecnico, hanno un rapporto diretto con le scelte. Tutti sappiamo che cosa succede quando si interviene in una piazza o in uno spazio pubblico, è di tutti. Appena lo trasformi in bene, in meglio, in peggio, così via, comunque trasformi un pezzo di vita di persone. È un sito web che potete andare a visitare, digitando semplicemente notiziario delle associazioni.it, al quale collaborano gli stagisti appunto del corso di laurea in scienze della comunicazione e che ha l'obiettivo di raccogliere idee, iniziative, eventi realizzati dalle associazioni della città di Varese e del suo territorio. E da un'altra associazione, una storica presenza nella città di Varese, Film Studio 90, un'associazione che da 20 anni propone cinema di qualità. Il sottotitolo Dispute sullo spazio pubblico nella città di Varese evoca alcuni episodi in cui sullo spazio pubblico ci sono state delle vere e proprie dispute sull'uso e sul come si intende debba essere lo spazio pubblico, debba essere la sua gestione e la sua, come dire, il suo governo. Ecco, e si comincia appunto con avere consapevolezza a un certo punto che in una via del centro storico spariscono le panchine, misteriosamente cominciano a sparire delle panchine. E sappiamo da articoli sulla stampa locale che la ragione per cui spariscono le panchine è dovuta al fatto che l'uso che si fa di queste panchine non è consono a quello che l'amministrazione comunale si aspetterebbe che venisse fatto, perché su queste panchine c'è un'eccessiva concentrazione di cittadini stranieri che sostano lì per poter utilizzare i servizi di un phone center che sta dall'altra parte della strada. Questa è una strada che, diciamo, fa da confine tra il centro storico e l'area delle stazioni, quella appunto dove convergono molto gli stranieri, e anche diciamo, l'accesso a uno storico quartiere della città, da sempre luogo dove a cicli si alternano i flussi migratori. Questa vicenda delle panchine su Viale Milano, legata appunto a quelle presenze, ha immediatamente richiamato una polemica su un altro luogo della città. La Piazza della Repubblica, antica Piazza del Mercato, oggi espropriata di quella storica funzione, perché ci hanno messo è diventata praticamente la copertura di un posteggio multipiano interrato che serve un centro commerciale. E nel ridisegno della piazza dovuto a questo intervento, la copertura del parcheggio è stata anche attrezzata con dei luoghi di sosta che però sono immediatamente diventati luoghi di ritrovo, in questo caso di cittadini nordafricani, tutti maschi, e immediatamente la polemica su questo utilizzo ancora appunto non previsto dello spazio pubblico è stato questa concentrazione di cittadini tutti maschi è potenzialmente pericolosa per le donne. Dall'altra parte però ci sono luoghi sempre nel centro della città che hanno un'altra connotazione, in questo caso non legati ad aspetti di sicurezza, perché la concentrazione di cittadini stranieri, in questo caso sono donne, sono appunto le badanti, non ha immediatamente fatto suscitare questo tipo di considerazioni. È un luogo pericoloso perché c'è un'eccessiva concentrazione di stranieri, ma ha comunque fatto suscitare delle polemiche perché quella piazza è completamente cambiata nella percezione dei cittadini, dei varesini. È la piazza delle badanti. Ritorniamo alla questione delle panchine sparite. Spariscono queste due panchine in Viale Milano, grandi polemiche. A un certo punto, in una via adiacente a Viale Milano, via Dandolo, siamo sempre quindi al confine tra il centro storico delle aree pedonali, delle boutique e il quartiere altrettanto storico ma a forte connotazione, diciamo così, multietnica,
Anche su questo viale, alberato con delle alberature storiche, si decide di eliminare le vecchie panchine, di farle a pezzi, a fette, di disporle in questa maniera circolare e di identificare quest'area, c'è un cartello che lo dice molto chiaramente, come area di passeggio. Cioè non ci si può più sostare qua, si può solo passeggiare. Quindi quelle panchine che sono state tagliate per impedire il bivacco, e poi andando a parlare con gli operai che le mettevano in opera, loro stessi lo dichiaravano senza mezzi termini, sono state realizzate così per impedire il bivacco dei marocchini. Quindi, poiché appunto erano state tolte le panchine nel viale Milano, le persone che tradizionalmente si trovavano lì si spostano nella via adiacente, riportano il problema in quest'area ed ecco la soluzione, la panchina tagliata, la disposizione in cerchio per evitare appunto che ci sia un utilizzo collettivo, ognuno si siede nel suo posto e poi se ne va. Naturalmente tutto diciamo giustificato con un intervento di riqualificazione del verde. È comparso questo trattamento a sabbia e delle, qua non si vedono benissimo, delle verdure fiorite. Nel mezzo di un quartiere, un insediamento di edilizia popolare, quartiere operaio, resta uno spazio vuoto che poi, a seguito delle rivendicazioni degli abitanti di quel quartiere, diventa un campo da calcio e un campo e uno spazio attrezzato per i giochi dei bambini. Si scopre che questo luogo, questo campetto, in realtà non è mai stato azzonato come verde pubblico e quindi il comune decide di venderlo, chiede 800.000 euro per vendere questo terreno, 4.000 metri quadri, su quale si può costruire. Naturalmente i cittadini decidono di difendere il loro verde pubblico, si mobilitano, raccolgono firme, chiamano la stampa, immediatamente si avvia una polemica anche tra amministratori che dimostrano come avevano trattato con superficialità questo problema appunto dell'alienazione di uno spazio pubblico, non di un semplice terreno da 4.000 metri quadri, ma anche uno spazio pubblico, riescono a bloccare la vendita del terreno. Naturalmente questo insediamento di edilizia popolare ha la popolazione autoctona oramai molto molto invecchiata, si è affiancata una nuova popolazione di cittadini che vengono da ogni angolo del mondo, che sono invece i nuovi abitanti, quelli che generano, fanno le famiglie, fanno i bambini e che appunto utilizzano gli spazi, quei pochi spazi pubblici che ci sono. L'altro aspetto assolutamente particolare dell'utilizzo di questa area verde è che è diventato nel tempo ritrovo non soltanto degli abitanti del quartiere di Ravalganna e via limitrofe, ma anche il punto di ritrovo di una serie di squadre, perché è l'unico spazio nel quale si può giocare a calcio senza pagare nulla, dove c'è acqua, poi tra l'altro c'è un minimo di panchine anche attorno, ma non solo, non è soltanto il ritrovo di squadre con questo aspetto assolutamente internazionale, ma utilizzano comunque l'area verde per fare dei picnic, per ritrovarsi e tutto questo sotto lo sguardo vigile delle anziane del quartiere che abitano in questo caseggiato che si affaccia appunto sul campetto, che controllano che tutti questi flussi di persone avvengano ordinatamente. E qua vediamo appunto la questione delle panchine. Qua semplicemente, una cosa che potete fare tutti quanti, ho individuato gli ambiti della città che hanno una presenza di panchine, perché appunto, come vi ho detto nei casi di Viale Milano e di Via D'Angolo, immediatamente abbiamo capito che là dove c'è la possibilità di sedersi c'è anche una disputa su questi luoghi sui quali ci si può sedere, perché ci sono luoghi pluri, usi plurimi di quelle sedute, ma anche interventi di pseudo pedonalizzazione di una piazza. Qua siamo davvero nella parte del cuore della città, si è utilizzata una soluzione di compromesso, cioè si può passare con i veicoli, c'è la sosta, vedete le persone sedute nelle panchine, ma c'è anche un posteggio.
Quindi una soluzione promiscua, in realtà quelle panchine vengono utilizzate per la sosta dello shopping. E che lo stesso dicasi per queste strane sedute inglobate nella fontana di Piazza Montegrappa. Piazza Montegrappa è la piazza proprio quella più centrale della città, e recentemente attorno alla fontana sono state realizzate queste sedute in pietra, ma anche lì c'è un alternarsi legati al consumo, cioè si ferma intanto che si fa lo shopping. La stessa logica la troviamo appunto nel centro commerciale. Arrivo con la macchina, la metto nel posteggio, vado per lo shopping e poi mi siedo sulla panchina. Ma la logica è assolutamente la stessa. Lo spazio pubblico relegato in un certo senso a spazio intermedio tra i luoghi della mobilità individuale e i luoghi del consumo. La disputa, la contesa che noi abbiamo percepito esserci su questi luoghi dello spazio pubblico cittadino è una contesa sulla possibilità o meno di mettere in scena la diversità. Cioè, posto che lo spazio pubblico viene sempre più concepito come luogo intermedio tra la mobilità individuale e i luoghi del consumo, tutti gli altri utilizzi che non stanno dentro questo paradigma sono in qualche modo messi in difficoltà. Oppure appunto dal fatto che cioè, continua a esserci una promiscuità con lo spazio della mobilità individuale. Queste diversità hanno comunque un filo conduttore unico, noi l'abbiamo notato subito, sono appunto le donne. Sono le donne, qua vediamo le donne del quartiere di Viale Valganna che controllano quello che succede sul campetto dove si gioca a calcio. Sono appunto le badanti che hanno praticamente connotato sulla loro immagine e funzione la piazza 20 settembre. Le donne che se gli togli le panchine e ci hanno il passeggino e i bambini hanno una difficoltà in più. Quindi le donne diventano il filo conduttore di questa messa in scena della diversità sullo spazio pubblico, e in qualche modo sono gli unici soggetti che divergono dal paradigma che dicevo prima, lo spazio pubblico come luogo residuale tra la mobilità individuale e lo spazio dei luoghi del consumo. Ecco, in questo senso appunto noi abbiamo immediatamente pensato che questa occasione di presentare il nostro lavoro, che è assolutamente agli inizi, noi non siamo qua a parlare di una ricerca conclusa, ma abbiamo semplicemente raccolto degli spunti iniziali sui quali continueremo a lavorare, perché abbiamo da qualche giorno la disponibilità del laboratorio multimediale dell'Università dell'Insubria di lavorare con noi, di continuare con noi in questa ricerca e di produrre per novembre prossimo un documentario che appunto si snoderà tra questi temi, questi luoghi qua brevemente raccontati, che verrà presentato in una rassegna che da molti anni viene organizzata appunto da Figlistudio 90, l'associazione che ci ha salvato dalle multisale, che si chiama Un posto nel mondo. È una rassegna di cinema a sfondo sociale che verrà vista, questa disputa sullo spazio pubblico, con occhi diversi, non appunto secondo la capacità percettiva di chi si occupa di urbanistica e di gestione del territorio, ma anche con le altre sensibilità espresse appunto dai ragazzi che studiano scienze della comunicazione, oppure dalle suggestioni che vengono da coloro che producono filmati, che producono prodotti audiovisivi e che cercano di cogliere in quello che noi abbiamo raccontato momenti di un racconto che magari sarà diverso, che magari avrà sfumature che noi qua fino adesso non siamo stati in grado di cogliere.